Sei il tuo gioco preferito, è il nascondino? Sei nel posto giusto. Ciao a tutti! E benvenuti nella nostra cucina virtuale. Oggi sì, un video goloso per oggi, nulla salutare, ma tanto godereccio. Ringraziamo Antonio che ci ha passato la ricetta. Ciao Antonio e soprattutto ciao Rosita. Ciao Rosita. Ma sai che ho scoperto che Antonio ha copiato il nome della gallina da papà? Se volete sapere che fine ha fatto Rosita, guardate il video precedente. È accompagnata pollo e avocado. No! Sì, e quindi... basta cianciare, come dice Ombretta, nei suoi milioni di canali e andiamo avanti. Quindi oggi faremo un biscotto che si chiama come? I nascondini, i simili nascondini del Mulino Bianco. Spostiamoci di là e andiamoli a preparare. Vediamo chi fa tana. Ciao, ecco gli ingredienti per fare i nostri nascondini del Mulino Bianco fatti in casa. Innanzitutto ci occorreranno 160 grammi di... zucchero. Un cucchiaino di lievito per dolci, 40 grammi di... cioccolata! Come? Fondente! Fondente che mi piace tanto, io e la mamma mi ha dato tanti pezzetti, non so quanti, va bene, 43! 130 grammi di... burro. Bravo. Che l'ho mangiato già. Sì, guardate, c'è la ditata. Poi 120 grammi di fecola di patate. Fecole di patate. Bravo amore. A me mi piacciono poi, le patate dell'Ikea. 14 grammi di cacao amaro. Di cacao amaro. Bravo. Che non poi, mi piace. Un cucchiaino di... vaniglia. Bravo, di essenza di vaniglia. Che io non so cos'è, ma intanto nella mangio, nella bevo. Esatto. Un uovo. Un uovo, che a me mi piacciono gli uovi alla coque. Un pizzico di... sale. Bravo. Che a me mi piace tanto, io lo mangio quando fai gli altri video alla mamma. E poi ci servirà anche io lo dico io, un pizzico di caffè solubile. Caffè solubile. Un pizzico, se lo avete, intensificherà il sapore. Che a me mi piace. No, non ti piace. Intensificherà il sapore di cioccolato, ma se non lo avete, fa niente. Cominciamo subito. Intanto mettiamo a sciogliere il burro per 10 secondi in microonde. Voilà, burro fuso e tutto lo zucchero. E lavoriamo bene insieme i due ingredienti. Vai. Mettiamo il nostro cucchiaino di essenza di vaniglia. Io. Piano insieme. Così. Sembra come la cosa della cosa cinese. Un pizzico di sale e la salsa di soia, è vero. Un pizzico di sale e l'uovo. Io lo metto. No, già l'ho messo, già l'ho messo. Io. Vabbè, basta ora. L'uovo. Ok. Con le fruste procediamo il nostro lavoro. E adesso uniamo le farine, che sono la fecola di patate. E io pure. Tu pure. E la farina, vai tutta giù insieme. Bravissimo. E adesso amalgamiamo il tutto. Amalgamus. Ah no, manca anche il cucchiaino di lievito. Adesso, finché possiamo, andiamo di frusta elettrica, dopodiché ci serviranno le nostre manine pulite. A questo punto continuiamo con le mani, che si impasteranno non poco, perché è una bella frolla morbida. Adesso metto 3/4 dell'impasto in una ciotolina e ne conservo, guardate, divido l'impasto così, in 4. Quindi già mezzo lo posso direttamente togliere. Poppete. E poi l'altro lo divido così e tolgo l'altro quartino. Ovviamente tutto molto approssimativo. Ops! Tutto molto approssimativo. Questo lo metto già da subito in frigo a raffreddare. Mentre su questo dobbiamo ancora lavorare. Metto adesso il cioccolato fondente 20 secondi nel microonde a fondere. Mentre lui va, verso all'interno del mio impasto... il cacao amaro, proprio un pizzichino di caffè solubile, proprio poco, quindi se non ce l'avete capite bene che non fa nulla, e comincio ad amalgamare.
Ok, fuso il cioccolato ben bene, guardate. Wow. Diamo la forchettina a Enzo che se la lecca. Che e versiamo tutto il contenuto all'interno dell'impasto. Il cioccolato è buono. Buonissimo. Non potresti mettere ancora un po' di cioccolato così è più buono. E continuiamo a rimestare il tutto. Ovviamente prima con la spatola e poi, ragazzi miei, ci dobbiamo sporcare le mani di cioccolato. Ma qualcuno deve pur farlo questo sporco, sporchissimo lavoro. Ok, anche questa pallina di impasto, che come vedete è più compatta di quella precedente, va in frigorifero a raffreddare per almeno una mezz'oretta o in freezer per 10 minuti. Ci vediamo dopo. Eccoci qua, prendiamo il primo dei nostri impasti, scaravoltiamolo dopo aver foderato il piano da lavoro con della carta forno. Voilà, bello bello bello. Diamogli una forma oblunga, proprio come farebbe Antonio, o Rosita, dipende da chi li prepara. Un altro foglio di carta forno e delicatamente con il nostro mattarello facciamo una sfoglia di un 3 mm circa, non troppo spesso perché poi il biscotto è arrotolato su se stesso. E prendiamo il cioccolato, la parte del cioccolato. Con questa dobbiamo essere super bravi, dobbiamo fare dei cordoncini così di pasta al cacao e metterla esattamente qui, un po' spostata. Adesso, aiutandoci con la carta forno, pieghiamo su se stesso il biscotto. Con una rotella eliminiamo l'eccesso. Sistemiamo ancora meglio la forma, segmentiamo i nostri nascondini. I miei sono giganti. Ho esagerato. Un nascondino è una merendina a pratica. E con i rebbi della forchetta, vi faccio vedere qua al centro, diamo i tipici tagli. 180 gradi per 15 minuti circa. Ma qui ne manca qualcuno. Qualcuno già c'è passato. Non si potevano nascondere, veramente, sono una delizia. Dai, rompine uno. Ne rompo uno che è venuto particolarmente male. Allora, ta-da! Antonio, fallo vedere bene in telecamera. Antonio, no, ti puoi nascondere. Rompa. Ti puoi nascondere. No, quella no. Gallina. Antonio li fa più belli. Ma vediamo se sono buoni. Assaggiamo, marito. Tu già hai assaggiato, vero? Certo. Allora. Approvati dall'associazione. Approvata, ricetta golosi. Approvata. E quindi, se anche voi siete dei golosi, non nascondetelo e fate questi bellissimi nascondini. Magari più piccolini. Magari più piccolini. Ne vogliamo uno piccolino? Piccoli, voilà. Grandi, fateli di tutte le misure. Visto? Divertitevi a fare i nascondini, mangiatene quanti ne volete e poi diteci com'è questa ricetta. Noi vi lasciamo alle foto e poi ci vediamo dopo. Parlo io perché qui hanno tutti la bocca piena. Ciao! Sì, ringraziamo Antonio per questo squisito biscotto. No, così no. Bene, bellissima questa ricetta dei biscotti nei nascondini. No, questo mettilo, certo. Dai. Bene, ringraziamo per questa bellissima ricetta ombretta.
Come mai? Io l'ho trovata da un sito di cui non ricordo il nome, che vi allego, di cui vi allego il link nel box informazioni. Voi sapete, noi le fonti le citiamo sempre, sì. E poi vi diciamo che, perché l'ho fatto, perché me l'hanno chiesto in 2500 di trovare una buona ricetta dei nascondini, penso che questa sia buona. Io ho fatto dei piccoli accorgimenti rispetto alla ricetta originale da cui ho tratto ispirazione, ma voi provatele entrambe e ditemi quale preferite. Qui c'è un nano che se riesco fanati quasi tutti. Bene. Poi, che altro dire? Inzuppate il biscottone e noi ci rivediamo alla prossima. Sì, bene, sì, e noi ci rivediamo alla prossima puntata, qui sulle vostre tavole. Ciao, sulle vostre tavole, scusate.